Buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori di Radio Science, ben trovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella Entrenò. E Ugo Lombardi. Salutiamo Ugo, Ughetto Caleb, come lo chiamiamo noi nell'intimità, che ci segue quest'oggi dalla regia da Modena. Ciao Ugo. Buonasera a Ciao Ugo. Salutiamo anche Rosario Moreno, che ci segue sempre da Treviso con la sua supervisione. Ciao Rosario. Ciao, grazie, buonasera e chiedo scusa per l'immagine che ho messo, c'ho le mie zeppole napoletane come immagine, quindi Noi non la vediamo, scusatemi. ma ne siamo comunque molto molto Ma, no, contenti. chiedo scusa a chi vede sulla web TV perché vede le mie zeppole, ma io mi fanno gola, dai, insomma, almeno quelle. Un momento di dolcezza. E diamo il benvenuto naturalmente all'ospite di questo pomeriggio, Pier Giorgio Caria, documentarista e ricercatore nazionale e internazionale. Buon pomeriggio, Pier Giorgio, grazie per aver accettato il Ciao nostro Pier Giorgio. invito. Ciao Antonella, ciao Ugo, ciao Rosario, ciao a tutti. Grazie a voi per avermi chiamato e darmi voce in questi tempi accaldati e tragicomici per certi versi. Molto difficili e non solo da un punto di vista climatico. Vediamo che nel frattempo ci ha raggiunti anche Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Massimo, sei in linea? Sì, grazie, scusate, sono in linea, sono appena rientrato qui alla base che c'è stato un fortissimo nubifragio qua a Mestre, Venezia. Prego, Antonella. Ecco, allora Massimo, a brevissimo ti passeremo la linea per gli ultimi aggiornamenti. Intanto anticipiamo ai nostri ascoltatori l'argomento di cui discuteremo questo pomeriggio assieme a Pier Giorgio. Dunque, 1917-2017, la profezia di Fatima e la fine dei 100 anni del potere satanico. Pier Giorgio, è sicuramente un argomento molto difficile da concludere nel giro di un'ora. Solitamente le Sì. tue conferenze sull'argomento durano dalle 3 alle 4 ore, quindi Ma guarda, cercheremo. se lo vuoi proprio sapere, Antonella, la mia conferenza sull'argomento dura esattamente 8 ore. Ecco, appunto, per cui noi faremo i salti mortali questo pomeriggio per cercare di dare quante più informazioni possibile in maniera chiara, come solo tu riesci a fare. Per il momento passo la linea a Ugo per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Ugo. Grazie Antonella. Come tutti sapete, il Radio Science si offre della collaborazione di anche altre radio, che sono appunto Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Salgareda da Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena New Radio sempre da Modena. In più ci si può seguire tramite la web TV di Radio Science. Siamo anche su Facebook e ovviamente poi la puntata viene registrata e si potrà riascoltare il giovedì oppure anche contenuta il nostro podcast. Di nuovo a te, Antonella. Grazie Ugo e rigiro subito la linea a Massimo per le ultime notizie. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Subito dunque un'ultima ora che c'è stato un forte nubifragio qui a Mestre Venezia. Dunque ci sono stati venti che hanno raggiunto raffiche davvero molto forti, sono caduti anche come dire, del fogliame sulla strada, piccoli rametti, comunque non si segnalano danni, ripeto, non si segnalano danni, almeno al momento non ho notizie di questo, anche se comunque diciamo così, la news è in corso, perché vedremo poi di darvi degli aggiornamenti migliori a fine programma. C'è stata quindi questa situazione, quindi Mestre Centro, Venezia, le zone periferiche fino diciamo, all'aeroporto Marco Polo, aeroporto di Venezia. Ma credo che la peggio l'abbia avuta Torino, c'è stato anche un crollo, vediamo un po' meglio di capire che cosa è successo, perché si parla che anche un sottopassaggio è stato chiuso al traffico, dunque piogge fortissime che si sono abbattute sul centro di Torino, che hanno causato il crollo di un balcone in via Nino Costa. Decine i rami di alberi caduti nelle vie del centro, numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Il sottopassaggio, ecco che vi accennavo poco fa,
che si trova in via Germagnano, è stato chiuso al traffico e poi c'è stata una situazione particolare, che molti tombini sono stati addirittura scoperchiati. Considerata dunque la situazione d'emergenza, anche i mezzi di trasporto pubblico in servizio di linea subiranno deviazioni o limitazioni di percorso. Il corso Moncalieri è stato chiuso al traffico a causa di una frana. Questo è quanto alle 18.37, maggiori aggiornamenti, sempre se ce ne saranno, io spero che comunque la cosa, ecco, si risolva così, comunque alle 19.25 in coda al programma. La linea ora torna a Bari, Antonella Intranò e Ugo Lombardi, a voi. Grazie Massimo Bonella, a dopo. Dunque, torniamo qui nel nostro studio virtuale assieme a Pier Giorgio Caria. Come vi anticipavo, ascoltatori, i più sicuramente già lo conoscono, ma è giusto ricordare che Pier Giorgio da 30 anni svolge un lavoro di ricerca e di documentazione e naturalmente ha raccolto un materiale considerevole nell'arco di questo, in questo arco temporale. L'argomento di cui parliamo quest'oggi, come anticipato, vi è la profezia di Fatima e la fine dei 100 anni di potere concesso a Satana. Dunque Pier Giorgio, siamo nel 2017, questi 100 anni di potere satanico volgono alla fine, ma prima di entrare nel merito della profezia di Fatima, forse sarebbe il caso di dare una corretta definizione di profezia, onde evitare mistificazioni di qualunque genere. Sì, questa è una domanda molto importante, Antonella, perché mette l'accento su un gravissimo problema che vive la società umana e quindi anche noi italiani, il fatto di aver relegato il concetto di religiosità e di spiritualità ad un ambito meramente fideistico, ritualistico, laddove invece l'argomento spirituale dovrebbe riguardare, o in realtà riguarda, quella parte, la parte vera dell'uomo, che non è il corpo è solo uno strumento transitorio dell'uomo, uomo e donna ovviamente, cioè lo spirito. Noi siamo spirito e intelligenza temporaneamente incarnato in un corpo. Ora non capisco perché, per fare un paragone con il computer, se il corpo è l'hardware, lo spirito, che è l'energia che dà vita a questo hardware, è relegato nell'ambito dei credo, mentre il corpo è accettato come strumento di indagine scientifica. Sarebbe un po' come dire che l'hardware del computer riguarda la scienza e l'elettricità che lo anima riguarda la fede e i credo. È un'assoluta assurdità, perché se non si conoscessero le leggi fisiche che governano il funzionamento dell'elettricità, nonostante l'esistenza dell'hardware, il computer non funzionerebbe, cioè non si riuscirebbe a farlo funzionare, perché non si comprenderebbero le leggi dell'elettricità. Quindi se il corpo è scienza, a maggior ragione deve essere scienza l'energia intelligente che lo abita, che è il vero uomo. Il vero uomo non è il corpo, il vero essere umano non è il corpo, non è la parte fisica, quella, ribadisco, è solo uno strumento transitorio che noi come spiriti intelligenza usiamo temporaneamente. Quindi ciò che riguarda lo spirito deve essere esso stesso scienza, soprattutto perché le leggi che governano la creazione in ambito manifesto, quindi immanente, discendono dalle leggi sublimi che governano il trascendente e sono leggi scientifiche, non sono leggi fideiste o di credo. E la prova di questo, Antonella, e poi arrivo a rispondere nell'ambito della profezia, ma questa introduzione era doverosa, se no non si capisce quello che poi sarei andato a dire. Certo. Il fatto che i credo siano degli inganni e delle manipolazioni gestiti ad arte per dominare le persone da parte delle istituzioni temporali e religiose, lo vediamo in un dato ovvio, quasi banale, ma su cui nessuno riflette mai, ed è questo: i cattolici nascono, crescono, invecchiano e muoiono, i buddhisti nascono, crescono, invecchiano e muoiono, gli atei nascono, crescono, invecchiano e muoiono, gli islamici nascono, crescono, invecchiano e muoiono, gli induisti nascono, crescono, invecchiano e muoiono. Quindi è ovvio che la legge universale che gestisce l'incarnazione, quindi la nascita, la disincarnazione, quindi la morte, è governata da leggi e non dalle opinioni o dai credo religiosi delle singole persone o dei singoli gruppi religiosi. Quindi questa situazione assurda,
per certi versi ridicola che vive il genere umano, produce poi una serie di danni spaventosi nella nostra società e di riflesso anche nel nostro pianeta. Quindi la profezia non è un qualcosa in cui il cosiddetto fedele o il ricercatore di spiritualità deve credere. La profezia è un enunciato storico in ambito sociale di ciò che accadrà all'umanità in relazione al suo comportamento, in relazione alle leggi che governano la creazione. Quindi non è un credo la profezia. Uno può dire: ah, ma io alla profezia non ci credo. Ma è come dire: io alla morte non ci credo, tanto morirà comunque a prescindere dal suo credo. Quindi fino a che noi non capiremo queste cose, andremo incontro allegramente verso il baratro, così come stiamo facendo. Quindi le profezie sono un enunciato di carattere previsionistico su ciò che accadrà all'umanità, lo sto ripetendo, in relazione alle azioni che l'umanità pone in essere e all'effetto delle cause che le azioni dell'uomo pongono in atto. Siccome le nostre cause sono nefaste, il futuro che stiamo raccogliendo e che raccoglieremo prossimamente sarà a maggior ragione nefasto. Quindi il fatto che noi abbiamo questi concetti sciocchi, stupidi e arretrati medievali della religiosità ci pone in gravissimo rischio di sopravvivenza. Quindi, per Giorgio, la profezia di Fatima, che ricordiamo ai nostri ascoltatori, si è composta di sei... posso andare avanti, Ugo? Io ti sento, Antonella. Ecco, no, mi stavo chiedendo... Ecco, no, avevo visto un calo di linea, va bene, no, visto male. Chiedo scusa per Giorgio. Quindi, dicevo, questa apparizione di Fatima, che si compone di sei incontri... Apparizioni, sì, sei apparizioni... E la Madonna stessa poi aveva preannunciato all'epoca una settima che si è verificata, della quale poi speriamo di avere il tempo di riuscire a parlarne. Sì. È quella che storicamente meglio rappresenta il susseguirsi degli eventi dell'umanità. Ma i 100 anni di potere satanico, quando e come hanno inizio? I 100 anni, allora, il fatto che a Satana sia stato dato questo potere lo si evince da tre eventi importanti, di cui uno l'abbiamo già citato, che è Fatima, ma retrodatando le comunicazioni che dal mondo divino sono arrivate, già Anna Caterina Emmerich nel 1820, ad Anna Caterina Emmerich, la beata stigmatizzata, le fu rivelato nel 1820 che Satana sarebbe stato liberato dalle catene per circa 70 o 80 anni prima dell'anno 2000 e che tale periodo di potere, diciamo così, straordinario a Satana sarebbe durato un secolo. Dopo questo fatto, quindi, che già dà un'indicazione abbastanza chiara del periodo, poi semmai andremo a spiegare bene cosa significa potere a Satana, perché se poi guardiamo la storia dell'umanità, Satana ha sempre avuto potere sull'umanità. Ma è un momento, un periodo straordinario, perché questo periodo di potere che viene dato a Satana coincide poi col libro dell'Apocalisse di Giovanni. Infatti, se andiamo a vedere Apocalisse 12, al versetto 7, il libro del profeta Giovanni ci dice: scoppiò quindi una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago, laddove il drago è ovviamente la simbologia del male che imperversa sulla terra e degli esseri satanici che tentano l'uomo. Infatti l'iconografia classica è l'arcangelo Michele che trafigge Satana, che è schiacciato sotto i suoi piedi. Quindi c'è una corrispondenza e c'è un momento importante di questo potere che viene dato a Satana, perché questo accade nell'ambito del processo che noi conosciamo dal libro dell'Apocalisse di Giovanni. L'altro fatto importantissimo che rivela questa situazione accade il 13 ottobre del 1834 al termine di una messa a Papa Leone XIII. Mentre officiava, il Papa a un certo punto rimane immobile. Addirittura i familiari presenti alla messa pensano che si stia sentendo male. Invece, nei minuti in cui il Papa rimane in questa situazione, ha una terribile visione, che è molto ampia, perché quello che si sa è che il Papa sentì la voce di Cristo e di Satana che parlavano.
E qual era il discorso che facevano? Praticamente Satana sfida il Signore dicendogli: se tu mi concedi 100 anni di potere extra, dice, io distruggerò la Chiesa. E Gesù gli dice: va bene, ti concederò questa libertà e i 100 anni che tu mi stai chiedendo. Ma in realtà la visione, cioè l'esperienza, è molto più dettagliata. Il Papa però non la raccontò a nessuno tranne che al suo confessore. Poi il confessore la raccontò al cardinale Boetto, il quale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi sono passati già quasi 60 anni, pubblica il racconto di questa visione che il Papa rivelò solo durante la confessione. Se volete ve la spiego qual è la visione, che non è molto conosciuta. Praticamente il Papa vede la terra aprirsi come una melagrana, quindi spaccarsi proprio, e da questa spaccatura, premetto, ovviamente la visione è teologicamente simbolica, quindi è una scena che attraverso il simbolismo delle immagini vuole dare un significato, un messaggio ben preciso. Quindi da questa spaccatura il Papa vede uscire un enorme numero di demoni che invadono la terra, suscitando, per la tentazione che inducono nell'essere umano, errori, sedizioni, guerre, rivoluzioni, e il Papa vede una caligine, una foschia immensa che si diffonde su tutta la terra, e il numero di esseri umani che muoiono a causa di tutti questi disordini è talmente tanto che addirittura il Papa vede la terra quasi sommersa dal sangue di queste vittime. Poi la visione, sempre nella visione, i demoni si scagliano contro la Basilica di San Pietro e la scuotono così tanto che la Basilica di San Pietro sembra crollare. A quel punto il Papa, nella visione, terribilmente spaventato, si chiede: ma nessuna salvezza è possibile alla Chiesa? E nel momento che il Papa fa questa invocazione, dal cielo scende l'Arcangelo Michele con le sue schiere angeliche, che ingaggiano una battaglia con i demoni e vengono sconfitti. Quindi i demoni rientrano nella spaccatura della terra, la spaccatura si chiude, il sangue viene riassorbito, la foschia si disperde e sorge una giornata radiosa. E praticamente il Papa sente una voce che dice: tutto questo comincerà ad avvenire tra alcuni pontificati ed avverrà per causa della Russia, guarda caso. E poi, dopo questa visione, il Papa sente le due voci, quella di Cristo e quella di Satana, che gli chiede il potere al Papa. Quindi era molto più complessa la situazione che il Papa vede scaturire da questa visione. Non era solo solo il discorso tra Cristo e Satana, che già di per sé stesso questo fatto dovrebbe generare molte domande. Com'è che Satana deve chiedere il permesso e il potere a Cristo? Quindi Cristo domina Satana, quindi Satana non è il nemico di Dio, Satana è lo strumento di Dio e Cristo glielo concede. Ma com'è che Cristo concede questo potere a Satana? Tutte domande che il fedele comune non si pone, perché vive in maniera passiva e tradizionale la sua vita religiosa, fatta solo di esteriorità ma totalmente priva di conoscenza. Quindi Per Giorgio, chi è il vero nemico? Il vero nemico di Dio è l'uomo che sfida Dio, è l'uomo che viola la legge. Satana non può violare la legge, Satana semplicemente è lo strumento di Dio per selezionare l'umanità e far sì che attraverso la tentazione l'uomo manifesti la sua natura interiore di fedele alla legge o di corrotto, di persona che non rispetta la legge. Per quello che vediamo accadere nel mondo, io quello che vedo è che l'uomo se ne inventa 100.000 modi differenti di violare la legge divina. Quindi Dio dice non uccidere, l'uomo uccide; Dio dice non dire falsa testimonianza, e la menzogna invece è diventato addirittura il modo normale in cui le istituzioni comunicano con i cittadini attraverso i mass media. I telegiornali sono una cloaca di vergognose menzogne basate sul nulla o sulla totale distorsione degli eventi.
Quindi in tutta questa situazione dobbiamo capire qual è la reale funzione del demonio, qual è la reale funzione dell'angelo, chi è Dio, chi è Cristo e in che posizione ci collochiamo noi verso questa situazione che non è una situazione fideistica o di credo, è una situazione reale perché Cristo esiste, è un essere, è un'entità reale che ha potere nel mondo, il demonio esiste, è un'entità reale che ha potere nel mondo. Quindi tutte queste cose dovrebbero uscire dall'ambito del fideismo, del credo ed entrare finalmente nell'alveo che le compete da sempre, che è quello della scienza, perché le leggi alla quale soggiacciono tutte queste entità, compreso l'Arcangelo Michele, esistono e sono leggi reali, sono leggi scientifiche, non dei credo. Quindi da queste due esperienze, identificando poi nella profezia all'interno delle comunicazioni di Fatima, laddove la Vergine dice alla fine il mio cuore immacolato trionferà, e considerando che il messaggio più importante la Vergine lo dà il 13 ottobre del 1917, dopo quel grandioso miracolo del sole visto da 70.000 persone, miracolo che convertì un enorme numero di atei presenti all'evento che erano andati per dileggiare i tre pastorelli, molti giornalisti, persone di cultura, non erano solo atei, diciamo così, popolani, erano persone di cultura e si convertono. Quindi, di fatto, mettendo insieme il discorso di Anna Caterina Emmerich, mettendo insieme l'esperienza di Papa Leone XIII e mettendo insieme l'esperienza che scaturisce dall'ambito di Fatima, siamo arrivati a comprendere che i 100 anni iniziavano dal 13 ottobre 1917, laddove Satana viene, diciamo così, accontentato, e da quel momento lui incomincia ad avere un enorme potere sul mondo. Tra l'altro la cosa poi verrà confermata molti anni dopo a Medjugorje. Infatti, il 24 aprile del 1984, i veggenti svelano pubblicamente la visione che hanno avuto e nel quale hanno visto di nuovo la stessa scena che vide Papa Leone XIII, cioè Satana che si presenta davanti alla divinità e chiede il permesso di tentare la Chiesa per un certo periodo con l'intenzione di distruggerla, e Dio gli dà questo permesso. E la Madonna dice ai tre veggenti: questo secolo in cui vivete, cioè il 1900, il XX secolo, è sotto il potere di Satana. E se andiamo a vedere la storia del XX secolo, è il momento più tragico di tutta la storia dell'umanità, laddove le guerre sono un numero enorme. In questo momento oltre, credo, 150 stati siano in guerra. L'avanzamento tecnologico dell'industria bellica ha prodotto milioni e milioni di morti. Addirittura c'è stato un rovesciamento di fronte in ciò che sono il numero delle vittime. Nelle guerre più vecchie, diciamo così, il 90% delle vittime erano i militari. Adesso è al contrario, il 90% delle vittime sono i civili. Quindi il secolo di Satana veramente è stato il XX secolo. Quindi non solo i fatti profetici e quindi le comunicazioni del mondo divino ci hanno dato questa informazione, ma siccome l'informazione è stata data esattamente più o meno un secolo fa, la storia del XX secolo ci conferma drammaticamente e tragicamente che queste profezie non erano dei credo, ma erano dei fatti reali che riguardavano la storia del genere umano. Quindi queste leggi esistono, che uno ci creda o meno, è come la legge di gravità. Io posso anche non crederci alla legge di gravità, ma se casco dal terzo piano mi rompo, cioè non vado verso le nuvole, vado verso terra. Quindi fino a che incontrovertibile. Esatto, fino a che l'uomo non uscirà da questa ignoranza e da questa barbarie nell'ambito delle scienze più nobili e sublime, noi non riusciremo a raggiungere il traguardo di una società giusta, di una società equa e a livello personale la felicità, che è quello che tutti cerchiamo. Pier Giorgio, scusami, io riprendo il paragone cui facevi riferimento poco fa, parlando dei computer, software e l'hardware. E cioè, no, esattamente parlavo dell'elettricità e dell'hardware. Sì, scusami, parlavi di questo. Sì, no, era giusto un paragone. Anche il software ci sta. Per fare così una considerazione. Le apparizioni profetiche sono fatte dalla Madonna a dei bambini che sono fatti di corpo e di spirito. L'apparizione avviene nella consapevolezza, nella coscienza di persone fatte soprattutto di corpo ma anche di spirito, che ha ancora avuto poco tempo per evolversi.
Quale messaggio viene dato e a chi viene dato, prevalentemente al corpo o allo spirito di questi bambini? Il messaggio viene dato allo spirito, Ugo, perché il corpo nelle vere apparizioni, nello stato estatico, è assolutamente insensibile. Lo puoi bruciare, lo puoi pungere, lo puoi tagliare, il veggente non sente nulla, perché in quel momento l'essere umano, cioè lo spirito intelligenza, che è la vera parte intelligente che riverbera attraverso poi il corpo fisico, è presa e portata in un'altra dimensione, che è la dimensione spirituale. Lì avviene il contatto, per questo le persone che stanno lì e guardano con gli occhi fisici non vedono un fico secco. Io ho partecipato, sono stato presente a varie apparizioni, non ho mai visto nulla. Ho visto il veggente cadere come un sacco, cadere a terra, sostenuto da altre persone. Non vi è assolutamente nessun battito delle sopracciglia. Se tu punti delle luci fortissime, gli occhi non si chiudono, le sopracciglia non si chiudono, quindi in quel momento il corpo è totalmente in balia di un'energia che preleva lo spirito dal corpo dello strumento che la Madonna o la divinità che in quel momento si sta manifestando ha scelto e lo porta sul suo piano dimensionale. Quindi quindi l'intelligenza non è il cervello è lo strumento dove riverbera l'intelligenza, così come il microchip è lo strumento dove riverbera il software. Quindi quando l'uomo muore, scopre con stupore che vede senza occhi, ascolta senza orecchie, pensa senza cervello e così via. Quindi il cervello, anzi addirittura se era sofferente di handicap, magari soffriva di mancanza della vista o della mancanza di un arto a causa di incidenti, di colpo, di nuovo, vede di nuovo, la gamba torna al suo posto, perché in realtà nell'aspetto energetico immateriale quell'arto o quegli organi non sono stati lesi. Però essendo nell'ambito dell'incarnazione lo spirito, diciamo così, vincolato per legge universale al corpo, e se tu c'hai un organo leso, la funzione spirituale che rimane sana non si può esprimere. Ma infatti questo, quello che mi chiedevo, e credo anche i nostri ascoltatori, è come mai la Madonna, un essere così forte, divino, soprannaturale, importante, eccetera, non riesca a superare i filtri e per, diciamo, puntare direttamente al nostro spirito, al spirito di tutti, senza dover esserci una interpretazione, diciamo, un diaframma che debba poi... Ma questo avviene, Ugo, per un motivo molto semplice, anche banale. Noi non abbiamo un contatto con la divinità perché le nostre azioni sono nefaste. Quindi la Vergine perché appare soprattutto a bambini? Perché ha bisogno di esseri puri, e ha bisogno di esseri che non hanno sovrastrutture, interessi, dogmi, quindi deve apparire ad esseri puri con la speranza che questi esseri puri poi abbiano il coraggio e la forza di trasmettere il messaggio che viene dato. Quando la Madonna, nei casi in cui è apparsa a potenti o a personaggi importanti, e questi, siccome hanno da difendere una loro condizione di benessere, di potere, di ricchezza e così via, tacciono, cioè disobbediscono. Infatti, ad esempio, la Madonna di Fatima chiede a Lucia dos Santos di rivelare che il segreto fosse rivelato nel 1960 e Papa Giovanni XXIII disobbedisce e il segreto non viene rivelato. La veggente stessa, avendo accettato di finire sotto una gerarchia umana piuttosto che rispettare quella divina, non parla, non dice nulla, non rivela questo segreto. Quindi la povera Madonna deve cercarsi degli strumenti e non è facile. Quindi come fa a parlare a noi, Ugo? Dopo noi avremo il coraggio di rivelare? Avremo il coraggio di sostenere l'urto di una società imbelle, codarda e corrotta? Questo è il problema. E lo vediamo da come va la società. Abbiamo dei governanti che sono una cloaca di nefandezze, eppure dove la vedi tu l'azione etica degli italiani che si ribellano a questo stato di cose, laddove questi personaggi tutti i santi giorni emettono delle leggi nefaste, anticostituzionali, oppressive in funzione di guadagni privati o di accordi occulti con multinazionali di vario genere tipo. Stando così la situazione, la povera Madonna credo che abbia molti problemi a trovare degli strumenti che poi mettono in pratica ciò che lei chiede.
quello che tu dici, Pier Giorgio, induce a farti 3.000 domande al secondo. Difatti tu parlavi anche di Medjugorje, e Medjugorje è una di quelle realtà delle quali si parla molto in questo periodo, e magari dopo, se vorrai darci una tua chiave di lettura, te ne saremo grati. Ma tornando a quello che è l'argomento della nostra trasmissione, cioè la profezia di Fatima, come tu giustamente dicevi, c'è stata la mancata divulgazione nel 1960. Sì. Giovanni XXIII per l'appunto non ha divulgato quella che era una parte fondamentale del messaggio dato dalla Madre Celeste. Questo messaggio non ha rivelato niente, no, addirittura il cosiddetto Papa Buono accusa i veggenti di essere dei catastrofisti. Ma che c'entrano i poveri bambini? Semmai chi era catastrofista non erano Lucia, Francisco e Giacinta. Catastrofista era la Madonna, quindi vediamo a che livello di demenzialità dopo arrivano le persone umane, cioè la Madonna catastrofista. Certo che è catastrofista la Madonna, ma lo è solo perché le azioni dell'uomo sono catastrofiche. Infatti la Madonna non dice accadrà questo comunque qualsiasi cosa farete, la Madonna dice se non vi convertirete, che non è cambiare religione. Anche perché la Madonna non appare ai musulmani o agli induisti, appare ai cattolico-cristiani, quindi il messaggio di ravvedimento è indirizzato a noi cattolici, perché la nostra vita tutto è tranne che consona a quei valori che il Vangelo ci annuncia e ci pone davanti. Quindi laddove l'Italia, paese cattolico, è il quarto produttore mondiale di armi, che c'ha a che fare l'Italia col cristianesimo, io lo vorrei capire. Cioè siamo una massa di ipocriti, di corrotti, che pensiamo che basti andare in chiesa, confessarsi o pigliare un po' d'acqua benedetta che esparge il prete e pensiamo di stare a posto, ma non è così, perché l'universo non funziona con i credo, e l'ho detto prima, tutti nasciamo, cresciamo e moriamo a prescindere dai nostri credo religiosi, scientifici, politici, eccetera eccetera. L'uomo nella sua parte sia fisica che in quella spirituale è soggetto a delle leggi, quindi io ha voglia che posso farmi il mio codice della strada privato, quando andrò in strada, se non rispetto il vero codice della strada, farò gli incidenti. E l'uomo, la vita dell'uomo, infatti è un continuo incidente, perché non sa nulla della legge e vive di sciocchezze, cioè è convinto di cose che non stanno né in cielo né in terra. Certo. Eppure per Giorgio quel messaggio si è rivelato estremamente fondamentale nell'ottobre del 62, durante la crisi di Cuba. Sì, durante la crisi di Cuba viene divulgato, crisi che parte nell'ottobre del 62, se non erro, e viene grazie al cardinale Alfredo Taviani, che era il prefetto del Sant'Uffizio, che praticamente Ottaviani era presente nel momento in cui Capovilla, Papa Giovanni, segretario personale di Papa Giovanni, Papa Giovanni, il traduttore, eccetera, leggono il messaggio. Ottaviani era presente, e Ottaviani, ovviamente, così come gli altri, rimane sconvolto dal tenore del messaggio. Per cui cosa fa il cardinale? Decide nel momento in cui, a causa appunto della crisi di Cuba, si stava rischiando la terza guerra mondiale con armi nucleari, e il cardinale decide di redare di sua mano un testo adattato ad uso diplomatico, e nasce così il cosiddetto testo diplomatico del terzo segreto di Fatima. Quindi questo testo diplomatico viene dato ai tre governi più potenti dell'epoca, che sono l'Inghilterra, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e questo testo, per un'indiscrezione, si pensa da parte sovietica, che era un paese ateo comunista e quindi la profezia la teneva praticamente in un conto uguale a zero, viene nelle mani di un giornalista, tale Heinrich, che lavorava per un giornale che era il Neues Europa, cioè Notizie dell'Europa. E così questo testo, dopo che Heinrich chiede il permesso al cardinale Ottaviani di pubblicarlo, quindi Heinrich probabilmente sapeva da che mano era stato vergato questo testo, il permesso gli viene accordato, e così nel 63 il Neues Europa pubblica il cosiddetto testo diplomatico del terzo segreto di Fatima. Per quello che il testo dice, per quello che è accaduto in tutti questi decenni, assolutamente il testo è reale, e il testo diciamo rispecchia esattamente l'andamento storico della società umana da allora fino a oggi.
E Pier Giorgio, il testo, per chi non avesse avuto magari la possibilità di leggerlo, puoi darci un sunto, insomma, darci le indicazioni, sì, rispetto all'importanza del testo stesso? Il testo è abbastanza lungo, diciamo così, per quello che si sa sul vero testo scritto dalla veggente Lucia dos Santos. Il testo originale dovrebbe essere composto da relativamente poche righe, invece il cosiddetto testo diplomatico è abbastanza lungo, per cui si presume che il cardinale Ottaviani, nel redigere questo testo, abbia in qualche modo, come possiamo dire, ampliato i contenuti di questo messaggio in relazione anche ad altre importanti profezie che erano state date, come quella della Salette. Però di fatto questo testo diplomatico non è mai stato smentito dal Vaticano, e importanti personaggi come il Monsignor Corrado Balducci lo hanno divulgato persino in televisione. Di cosa parla questo testo? Parla che il mondo sarebbe caduto nelle mani dell'Anticristo, addirittura l'Anticristo sarebbe riuscito a entrare nei più alti posti della gerarchia vaticana. A causa di questo, la Madonna profetizza una gravissima crisi, probabilmente uno scisma e una perdita della fede della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Prevede terribili catastrofi naturali e sociali. Prevede nel 1917 l'invenzione delle armi atomiche e la terza guerra mondiale nucleare. Prevede la seconda venuta di Cristo come giudice e, finalmente, così come la Madonna profetizzò, il suo cuore immacolato avrebbe vinto, avrebbe trionfato, e quindi c'è l'instaurazione del regno di Dio sulla terra. Io, da ricercatore, se volete, posso aggiungere una cosa che poi si riallaccia anche all'esperienza della settima apparizione che accade nel 1989, e c'è una parte che anche dal testo diplomatico il cardinale Ottaviani ha omesso, che è la parte della profezia che annuncia l'arrivo di esseri cosmici sulla Terra, cioè la visita extraterrestre. E la frase dovrebbe essere questa: e in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Quindi la Vergine dà una chiara indicazione che la visita extraterrestre non ha una natura di carattere tecnologico o scientifico, ma una natura di carattere messianico, cioè la visita extraterrestre è uno di quei segni escatologici che indica che siamo nei tempi della seconda venuta di Cristo sulla Terra, e quindi rientriamo in ambito apocalittico, inteso come rivelazione, ed ecco perché i 100 anni a Satana, perché nell'ultima parte della storia dell'umanità, che secondo il profeta Daniele è chiamata fine dei tempi, termine che poi la Vergine ripeterà in apparizioni moderne, a Satana viene dato un potere speciale, perché Satana deve selezionare l'umanità, cioè Satana deve essere lo strumento di Dio che separa il grano dalla gramigna. E Dio poi è il padrone del campo che fa la mietitura e brucia la gramigna. Quindi Satana c'ha quella funzione lì. Infatti, se noi facciamo una semplice considerazione storica, Satana che tenta la Chiesa per 100 anni, ma se guardiamo la storia della Chiesa Cattolica, è una storia costellata di azioni nefaste, di crimini indicibili, di stermini, di persecuzioni, di uccisioni di papi. Cioè, quindi non è che Satana nel Vaticano e nella Chiesa Cattolica doveva aspettare al 1917 per entrarci. Già nel 1971, lo disse Papa Paolo VI, da qualche fessura il fumo di Satana è entrato nel Tempio di Dio. Quindi non si riferisce, quando si parla di Chiesa, non si riferisce la profezia alla Chiesa intesa come istituzione, perché il corpo mistico di Cristo non è il Vaticano, non è la Chiesa Cattolica, è l'intera umanità. Quindi a Satana viene dato potere per tentare il genere umano e selezionarlo. Quindi la Chiesa dobbiamo intenderla in questo senso. Anche un altro esempio: Gesù non era un religioso, Gesù era un laico, per quanto poi avesse frequentato le scuole iniziatiche esseniche e fosse un grande maestro in termini di conoscenza della Sacra Scrittura, però era figlio di un falegname,
mai ha vestito l'abito talare Cristo. E quando i suoi apostoli, Pietro e tutti gli altri, o San Paolo che scrive le sue lettere alla chiesa di qua, alla chiesa di là, ma quella chiesa non è il Vaticano, sta parlando di coloro che avevano accettato il messaggio di Cristo ed erano dei gruppi di persone comuni, non erano gruppi religiosi. Il Vaticano verrà dopo e la Chiesa in termini di istituzione politica con potere temporale nascerà nel 300 d.C. con grazie a Costantino, che fa della religione cattolica la religione di Stato. Quindi per 300 anni i cristiani non erano una chiesa, erano gruppi di persone che studiavano gli insegnamenti di Gesù per metterli in pratica. Quindi la religiosità non è praticare dei rituali, la religiosità, il cristianesimo è un modo di vivere, laddove il cristiano non deve uccidere, non deve dire falsa testimonianza, non deve commettere adulterio, ma non solo nell'ambito di ciò che è la vita di coppia, non adulterare la creazione, quindi non inquinare, non distruggere l'ambiente. Quindi se noi non rientriamo nell'alveo di ciò che realmente è la religione, non ne veniamo a capo di questo gravissimo problema che ci sta facendo andare alla deriva con un gravissimo rischio in questo momento, soprattutto che c'è una fortissima frizione tra grandi potenze atomiche come la NATO e la Russia e la Cina. Difatti, Pier Giorgio, tu hai sottolineato anche in questo momento l'importanza del ruolo della Russia. La stessa Madre Celeste ha chiesto la sua consacrazione che non è mai avvenuta. È stato consacrato il mondo ad opera di diversi papi, ma la Russia mai. Vuoi spiegarci qual è il ruolo della Russia? Già abbiamo visto, questo credo, lo ribadisco, fosse una cosa poco conosciuta, già nella visione di Papa Leone XIII del 1800 che abbiamo visto, la Vergine menziona la Russia perché la Russia è l'ago della bilancia. E il 13 luglio del 1917 ai pastorelli la Vergine dice: tornerò per chiedere la consacrazione della Russia. E questo tornerò si realizza il 13 giugno del 1929, quando la Vergine appare a Lucia, che non gli appare a Fatima, perché la Vergine quando dice tornerò in questo luogo una settima volta, indica il luogo della cova dei Ria, lì il luogo dove c'era la quercia delle apparizioni. Ma Lucia è stata veggente tutta la vita e le apparizioni non avvenivano più nella piazza di Fatima, ma avvenivano nei luoghi dove Lucia svolgeva la sua vita di suora. Quindi Lucia di clausura. Di clausura, esatto. Quindi Lucia il 13 giugno, quindi sempre un 13. Sì. Il 13 è molto importante nelle apparizioni di Fatima, il 13 giugno del 29 si trovava con le suore Dorotea a Tui, nella città di Tui, in Spagna, e la Madonna appunto mantiene la sua promessa e le appare, dice: è giunto il momento in cui Dio chiede che il Santo Padre faccia in unione con tutti i vescovi del mondo la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, promettendo in questo modo di salvarla. Ma tutto fa il Vaticano tranne che obbedire al dettato della Vergine. E due anni dopo, sempre Lucia dos Santos ha una apparizione, stavolta di Gesù, di Cristo, che gli dà questo messaggio terribile. E dice Gesù a Lucia: fate sapere ai miei ministri, dato che essi seguono l'esempio del re di Francia nel ritardare l'esecuzione delle mie richieste, che essi lo seguiranno nella sciagura. Non sarà mai troppo tardi per ricorrere a Gesù, a Maria. E continuando, Gesù gli dice: non hanno voluto ascoltare la mia domanda e come il re di Francia se ne pentiranno. E lo faranno, ma ormai sarà troppo tardi. La Russia avrà già diffuso i suoi errori nel mondo, provocando guerre e persecuzioni contro la Chiesa, e il Santo Padre dovrà soffrire molto. Quindi già Gesù, solo due anni dopo, dice: è troppo tardi. Siamo nel 2017, quindi questo è troppo tardi. È diventato una nemesi sulla testa della disubbidienza che la gerarchia vaticana ha dato per motivi di carattere di potere e temporali in questi anni. Quindi, tra l'altro, Gesù si riferisce al re di Francia ed è specificamente un fatto storico importante, perché praticamente nel 1689
Il Sacro Cuore di Gesù si manifestò a Santa Margherita Maria Lacocque chiedendole di dire al re di Francia che consacrasse la Francia al suo Sacro Cuore. Per oltre 100 anni i re francesi se ne sono fregati, non hanno obbedito, e nel 1793 Luigi XVI viene giustiziato sulla ghigliottina. Quindi quello che predice Gesù alla veggente Lucia è terribile, cioè dice: il clero farà questa fine, cioè subirà una terribile punizione per questa disobbedienza che stanno portando alle richieste della madre mia. Certo. E a tutt'oggi la Russia non è stata assolutamente consacrata, nonostante il cardinale Tarcisio Bertone abbia diffuso un documento che io reputo del tutto fasullo, scritto al computer, secondo il suo dire, da Lucia Dos Santos, nel quale la suora di clausura avrebbe confermato che la consacrazione fosse stata fatta così come la Madonna chiedeva. Questo ha generato grandissimo scalpore, grandissimo scandalo nell'ambito di ricercatori e giornalisti vaticanisti come Mario Socci, che hanno fatto delle indagini e hanno dichiarato questo documento diffuso da Bertone assolutamente posticcio. Certo. E nel 2000, Pier Giorgio, anche se su questa storia della Russia vorrei tornare, perché molto sentiamo parlare, leggiamo su internet, del nuovo ordine mondiale. Sì. Ecco, il nuovo ordine mondiale se ne parla tanto, ma poco se ne capisce. Io invece ho sentito dare da te una spiegazione estremamente lucida e chiara nella sua esposizione. Mi farebbe piacere che tu riuscissi a comunicarla agli ascoltatori, perché in questo periodo di grandissima confusione, sovrapposizione di informazioni, difficoltà nel reperire un'informazione attendibile, è fondamentale, è importante che invece ci sia una voce che riesca a mettere insieme il puzzle, perché è tutto sparpagliato, è tutto messo lì in confusione, e la gente comunque sia distratta da una vita ormai diventata molto molto complicata, non ha il tempo di rendersi conto o di informarsi in maniera compiuta. Sì, quindi mi piacerebbe che tu spiegassi il nuovo ordine mondiale? Esatto. Ma il nuovo ordine mondiale, in termini politici, in termini umani, è esatto. Praticamente un super governo mondiale, in realtà una super dittatura, laddove l'essere umano deve essere ridotto in uno stato assoluto di schiavitù per servire in maniera pedissequa una piccolissima elite di potenti che della vita dell'uomo ne fanno quello che vogliono. In termini spirituali, questa dittatura, che possiamo individuare appunto come un gruppo di persone fisiche, in realtà è l'espressione spirituale del governo dell'Anticristo, laddove appunto, tornando al concetto di scienza, l'Anticristo e quindi il demonio sono degli esseri reali. Addirittura il Papa stesso, Papa Francesco, giovedì 30 ottobre 2014 esce un articolo e il Papa dice: il diavolo esiste ed è tra noi, è una persona reale, il principe di questo mondo. Quindi il Papa l'ha detto chiarissimo, questo Papa, che l'Anticristo è incarnato, è sulla terra e domina il mondo. E questo non è altro che un'altra importantissima rivelazione, perché nelle profezie, compresa quella di Fatima, ma anche ancora prima quella di La Salette, si parla che appunto l'Anticristo avrebbe dominato il mondo e sarebbe entrato ai massimi livelli nell'ambito della gerarchia vaticana. Quindi l'Anticristo esiste ed è un personaggio sconosciuto ma potentissimo, che tira le fila di tutto quello che accade nel mondo. Diciamo tirava le fila, quindi il nuovo ordine mondiale, e quindi microchip, tutte le cose che sappiamo e comunque di cui ne vediamo un'evidenza con questa dittatura fiscale, con la truffa del denaro, con questa legge liberticida sui vaccini, sta cercando di soffocare la libertà dell'uomo. Ma tutto questo gruppo di potenti che fanno capo a questo personaggio satanico, che Rudolf Steiner, il creatore dell'antroposofia, chiamava Arimane, che vuol dire spirito maledetto o spirito demoniaco,
Ahriman è preoccupato in questo momento perché il suo regno non si può realizzare nel momento in cui un paese potente come la Russia è dotato di armi nucleari, gli si contrappone e non gli ubbidisce più. Quindi tutto questo, questa gran cassa mediatica dei capi della NATO che starnazzano i 420 sulla Russia come demonio di questo tempo è il bue che dice cornuto all'asino, e questi personaggi sono molto infastiditi e molto irritati perché la Russia, e soprattutto grazie a Putin, ha deciso di uscire da questa cricca di lestofanti e di farsi gli affari propri. Non sto assolutamente dicendo che la Russia sia un paese di santi o che Putin sia l'angelo liberatore, semplicemente Putin si vuol fare gli affari suoi e non prendere ordini da altri personaggi. Ma in realtà tutto questo, Antonella, fa parte di quella profezia biblica che dice: sconvolgerò le menti dei potenti, perché purtroppo il bene in questo momento è il bene nell'umanità sono pochissime persone, e quindi Dio cosa fa? Spacca il male in due, e quindi anche le istituzioni statali le spacca in due e le contrappone l'una contro l'altra affinché si annichiliscano. È il bene, sì. E quindi quei pochi eletti fedeli a Dio possano trionfare, e con quelli Gesù farà il nuovo cielo e la nuova terra, cioè il regno di Dio sulla terra, cioè la nuova era. Quindi il nuovo ordine mondiale era il tentativo di globalizzare l'intero pianeta sotto l'unica dittatura al cui capo doveva sedere l'anticristo. Ma adesso ci hanno grossi problemi, e per quanto siano molto preoccupati a causa di questa paura che hanno di non riuscire a realizzare i loro piani, sono molto più aggressivi, sono molto più crudeli. Quindi purtroppo i mesi e gli anni che abbiamo davanti, tutti coloro che vogliono il bene, la libertà e il progresso vero dell'umanità, dovremmo dare battaglia, dovremmo fare resistenza, così come grida a squarciagola Salvatore Borsellino, dovremmo fare resistenza e opporci a questo male dilagante, perché sta tirando gli ultimi respiri, cioè sono alla canna del gas. Ecco. Dunque, tornando invece a Fatima, Pier Giorgio, il 26 giugno del 2000... Ora, scusa Antonella, voglio dire una cosa importante, se no poi le persone si spaventano. Allora, noi dobbiamo solo scegliere di fare il bene, di schierarci dalla parte di Cristo. Non dobbiamo temere questa gente, perché Cristo ha detto: nemmeno un capello del vostro capo perirà. Quindi noi, come esseri umani, non abbiamo la possibilità di sconfiggere questo terribile potere dotato di armi, di istituzioni militari, di potere politico, di polizie e quant'altro. Ma se noi ci schieriamo con Cristo e entriamo nelle schiere di coloro che amano Cristo e lo servono così come lui vuole essere servito, noi saremo protetti e nessuno ci potrà toccare. Al massimo ci toglieranno il corpo, ma siccome siamo eterni, chi se ne frega. Non ce ne importa niente. Ma questo significa cambiare completamente... Non dico che uno non debba avere paura, Antonella, se no poi chi... No, certo, è chiaro. Magari uno pensa che siamo dei pazzi esaltati. Certo che la paura c'è, certo che la paura della sofferenza ce l'abbiamo, però a un certo punto, siccome Cristo promette che tutto questo finirà e addirittura ci promette la vita eterna, quindi con la fede in Cristo, così come ce l'avevano i primi cristiani che si facevano sbranare ridendo e cantando nelle arene romane, così credo dobbiamo fare oggi noi, cioè avere la paura, perché è umano l'istinto di sopravvivenza, ma dobbiamo superarla con la fede in Gesù Cristo nostro Signore. Ma difatti la stessa Madre Celeste ci ha detto più e più volte nelle sue tantissime apparizioni, nei suoi tantissimi tentativi di comunicazione, ci ha detto che chi rimarrà rimpiangerà di non essere morto. I vivi invidieranno i morti. Già, quindi questo vuol per dire quello che i loro occhi dovranno vedere. E quindi se vogliamo usare un termine orientale, preso a prestito dalle religioni orientali, ma ormai diventato di uso comune anche in Occidente, il karma che l'umanità ha accumulato a causa delle reiterate terribili violazioni della legge è così spaventoso che se Cristo non avesse interceduto per noi, manco gli eletti si salverebbero. Questo lo dice la Scrittura. Quindi, in virtù dell'infinito, divino, meraviglioso, immeritato sacrificio di Gesù, gli eletti si potranno salvare,
perché interverranno le milizie angeliche a porli in salvo da, da Topello. Giusto per rafforzare quello che dice così Pier Giorgio, che naturalmente incanta non soltanto gli ascoltatori, ma incanta anche noi. Diciamo che la morte viene vista, o dovrebbe essere vista in questo caso, come soluzione e non come conseguenza. Però in realtà la morte, come tu dicevi e ci ricordavi, è la morte solo del corpo e non dello spirito. Certo, la morte, Ugo, esiste per gli amici, i parenti e gli affetti del morto, ma il morto non sperimenta la morte, semplicemente sperimenta un cambiamento di coscienza e di dimensione. Quindi il morto si ritrova più vivo di prima, se era vecchio si ritrova giovane, se era malato si ritrova sano, eccetera eccetera. Quindi la morte la sperimentiamo noi che rimaniamo nella carne, che vediamo quel corpo che va in disfacimento, che non si muove più, che non respira più, che non parla più, ma l'entità che era dentro quel corpo non sperimenta l'annullamento della sua coscienza, al contrario, la morte, lo spirito, quando esce dal corpo, sperimenta al contrario un'esaltazione della sua consapevolezza. Quindi se noi sapessimo esattamente che cos'è la morte come fatto scientifico, comprenderemo che della morte non dobbiamo avere paura. E poi Gesù ci dà un altro consiglio: non abbiate paura di chi vi può togliere il corpo, temete chi ha potere sul corpo e sullo spirito, e questo potere ce l'ha solo Dio, nemmeno il demonio, che non può violare il nostro libero arbitrio. Quindi quando il demonio ci tenta e noi gli diciamo no, non può fare nulla, se ne deve andare. Quindi il l'ago della bilancia ce l'abbiamo noi, siamo noi che decidiamo la nostra condanna o la nostra salvezza con le azioni che compiamo ogni giorno. Satana o l'angelo sono solo strumenti che cercano di indirizzarci in un senso o in un altro. Quindi questo potere divino di determinare il nostro futuro non ci può essere tolto tranne che da Dio, perché il potere assoluto ce l'ha solo lui, e se no non sarebbe onnipotente. Come può un essere onnipotente avere un nemico? Se è onnipotente non ha nemici, perché nel momento in cui Dio è onnipotente e il demonio sarebbe onnipotente, nessuno dei due è onnipotente. Certo, è una contraddizione. Ma, termini. Insomma, quindi facendo, come si dice, una valutazione conclusiva, se potessimo farlo per conto della Madonna o di Gesù Cristo, si dovrebbe poter dire questi messaggi, queste profezie, tutti i tentativi fino ad ora espletati, che continuano ad essere fatti attraverso intermediari stigmatizzati, santi, anche il nostro Pier Giorgio, Bon Giovanni, insomma, sì, ha avuto questo messaggio. Ecco, certo. Giorgio Bon Giovanni è lo stigmatizzato di Fatima, è il precursore dell'ultimo tempo, dove l'appello della Madonna ormai sta prendendo corpo nei fatti reali del mondo. Era in qualche modo, Giorgio, era l'ultima speranza per l'umanità, proprio per volontà della Santissima Vergine di Fatima, e ovviamente non è che la Vergine fa di testa sua, ma è il Padre stesso, quindi il Padre Adonai, che ha voluto che la Vergine fosse, diciamo così, interprete di questa missione salvifica per il genere umano. Ma è un'offerta, poi il genere umano è dotato di libero arbitrio e decide da sé il proprio destino. Addirittura abbiamo visto l'eresia dell'istituzione vaticana, che preferisce seguire parametri di carattere politico e di potere umano piuttosto che obbedire e avere fede nella protezione della Madre Santissima. Quindi se dovesse fare un bilancio, se dovessimo tentare un bilancio, queste tante varie iniziative hanno sortito effetti, secondo te, positivi o negativi, o sono ancora, diciamo, in itinere, una valutazione ancora da procrastinare? Dal punto di vista della profezia, stai dicendo? Sì, 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 certo. Sì, ma secondo me questo tentativo della Santa Vergine, per quanto in misura scarna rispetto a ciò che poteva essere, ha sortito effetti. Già il fatto che io vi stia parlando è l'effetto di Fatima, perché se non ci fosse stato prima Eugenio Siracusa e dopo il miracolo delle stimmate nel corpo di Giorgio Bongiovanni, avrei continuato a fare il ferroviere, a farmi gli affari miei
a non capire perché il mondo andava in un certo senso. Quindi io stesso che vi sto parlando sono un effetto della profezia di Fatima, perché grazie a Fatima, grazie agli angeli, di cui a questi esseri cosmici che la Vergine profetizza, ne profetizza l'avvenuta nella seconda metà del XX secolo, tra l'altro nasce proprio nel 47, quindi più azzeccata di così, e l'ufologia moderna, la Madonna non poteva farla, quindi assolutamente molti giovani si stanno risvegliando, si avvicinano alla vera spiritualità, comprendono questo discorso delle leggi universali, comprendono la responsabilità di agire in un certo modo per determinare un futuro positivo per la propria vita. Quindi assolutamente, per quanto poteva andare molto meglio, soprattutto se la Chiesa nelle sue gerarchie avesse obbedito ai voleri della Madonna, comunque in ogni caso le fila di coloro che riscoprono Cristo e decidono di seguire i suoi insegnamenti si sta rimpolpando, e quindi, seppur nella delusione di come il mondo sta andando avanti, c'è anche la piccola felicità di tante anime che si stanno risvegliando. Quindi assolutamente l'apparizione di Fatima non sono state vane, sono state molto molto importanti ai fini dello scopo per cui la divinità le aveva programmate, che era quella di radunare un certo numero di persone fedeli alla legge divina per poter ricostruire in questo mondo, dopo la necessaria purificazione, una società finalmente equa, giusta, pacifica, nella quale l'uomo, l'essere umano, vivesse in pace e fratellanza. Pier Giorgio, nel 2000 l'allora cardinale Ratzinger, se non erro, no? Sì. Svelò non il segreto di Fatima, ma la visione. Sì. Poi, successivamente, nel 2010, quando era ormai divenuto Papa Benedetto, pubblicamente dichiarò che la profezia di Fatima non si era assolutamente realizzata con l'attentato nei confronti di Giovanni Paolo II. Sì, esatto. Vuoi spiegarci questa inversione di tendenza? Ma tra l'altro nel 2014 esce un libro scritto da una consorella di Lucia dos Santos, dove vi è una profezia mai rivelata prima, nemmeno ai papi, ed è dove praticamente a Lucia la Madonna fa vedere il compimento del sesto sigillo dell'Apocalisse, che di fatto è lo spostamento dell'asse fisico della Terra. Spostamento, considerando che la Terra gira intorno al proprio asse a 1600 km l'ora, genera una catastrofe immane, addirittura staccando i continenti dalle zolle tettoniche e mandandoli a galleggiare sugli oceani come se fossero delle zattere che si scontrano l'una con l'altra. Nel messaggio, il libro è Un cammino sotto lo sguardo di Maria, che si può trovare anche su internet, e il messaggio è contenuto a pagina 290, questa profezia sconosciuta. E praticamente la Madonna, quando inizia a farle, quando le appare per farle vedere questa visione, per farle vivere questa visione, la Madonna dice questa frase: stai in pace e scrivi quello che ti comandano, ma non però quello che ti è stato dato di comprendere del suo significato. Quindi in quel momento Lucia non aveva ancora vergato il segreto di Fatima, e la Madonna dice chiaramente che lei glielo ha spiegato. Anche perché la visione che i bambini hanno di questa montagna, del vescovo vestito di bianco che la sale, dei soldati che sparano, sta croce grezza, gli angeli, l'arcangelo, eccetera, che ne capivano i bambini di questa visione teologica? Infatti, ad esempio, quando la Madonna disse tornerò per chiedere la consacrazione della Russia, i bambini pensavano che la Russia fosse una signora amica di famiglia, non sapevano manco che esistesse la Russia come nazione. Quindi la Madonna assolutamente, così come fece nei primi due segreti, spiegò ai veggenti cosa significava. Quindi è vero che c'era la visione che nel giugno del 2000 il Vaticano ha diffuso nelle persone di Ratzinger e Bertone, ma ha occultato a tutt'oggi il vero, la spiegazione che la Madonna dà del segreto, perché è terribile, soprattutto è terribile non solo per l'umanità, ma anche nei confronti della Chiesa Cattolica, dicendo appunto che Satana avrebbe marciato nelle file
dei principi della Chiesa. Quindi come fa la Chiesa? Dovrebbe fare un atto di grande contrizione e riconoscere umilmente che la storia della Chiesa Cattolica è intrisa di tradimenti e di crimini orribili nei confronti del Creatore. Ma lo faranno? Secondo me no. E quindi il fatto che nel 2000 il cardinale Ratzinger dica una cosa e poi si sconfessa una volta divenuto Papa, secondo me il fatto del perché sia accaduto questo lo evinciamo da una frase particolare che Papa Benedetto dice: non si illudano coloro che affermano che il segreto di Fatima si sia compiuto. Al che, quando io lessi la notizia che è uscita su tutti i principali giornali, addirittura il Corriere della Sera titola la profezia di Fatima, titolava non si è ancora compiuta, ci saranno guerre e terrore. E quindi chi è che si, io mi dissi, ma scusa, se l'ha detto lui, quindi era lui stesso un illuso. Dopo ho scoperto che nell'ambito della gerarchia vaticana il potere teologico rappresentato da Ratzinger soggiaceva al potere politico rappresentato da Sodano, dal cardinale Sodano, al che mi sono detto, ma questo è quasi un messaggio, tra virgolette lo dico, mafioso, dove finalmente preso potere, il cardinale diventato papa dice vi siete illusi dicendo che il segreto di Fatima si fosse compiuto con l'attentato a Giovanni Paolo II in piazza San Pietro nel 1981, un 13 di maggio tra l'altro. E dice ancora Papa Benedetto, uomo pronto a sacrificare i legami più santi per egoismo. Dice ancora il Papa nell'omelia, prima lo disse sull'aereo papale ai giornalisti, poi lo ripeterà nell'omelia davanti alla spianata di Fatima dove c'erano centinaia di migliaia di persone. E dice ancora Papa Benedetto, l'uomo ha scatenato un ciclo di morte e terrore ma non riesce più a interromperlo. E ribadisco, lo ripeto, si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. La profezia di Fatima non si è conclusa e accompagnerà l'umanità fino al trionfo del cuore immacolato di Maria. Addirittura tutta l'omelia dove il Papa dice queste parole è presente sul sito ufficiale del Vaticano. Sì. Quindi evidentemente c'è stata all'interno del Vaticano, come sappiamo che ci sono gruppi di potere, c'è stata una battaglia per tenere occulto e cercare di relegare il segreto di Fatima a una profezia di secondo piano che ormai non aveva più nessun valore per il futuro dell'umanità. Quindi nel 2010 in visita pastorale a Fatima, Papa Benedetto il 13 maggio ha avuto il coraggio di rivedere la posizione del giugno del 2000 e dire queste parole importantissime che purtroppo a livello di fedeli non è che hanno generato tutta questa presa di coscienza. Recentemente c'è stato un caso, una polemica sul fatto che la profezia di Fatima si fosse compiuta e stavolta il Papa ha ritrattato la seconda ritrattazione, quindi è ovvio che all'interno del corpo, lo evinciamo da tutti questi fatti, del corpo dirigenziale della gerarchia vaticana ci sono perlomeno lotte di potere intestino. E questa profezia dà così fastidio che il Papa prima ne dice uno, poi si sconfessa, poi ne dice un'altra il Papa emerito. Quindi, ma i fatti storici in relazione ai punti cardine del segreto che vi ho spiegato prima sono ben evidenti davanti a tutti. Cioè la storia ricalca perfettamente il testo diplomatico redatto dal cardinale Alfredo Ottaviani. Certo. Giorgio, siamo quasi alla fine, purtroppo il tempo scorre veloce con te. Ve l'ho detto, tutto. La conferenza su questo tema dura 8 ore. Con te va veloce. Ci sarà un perché. Però c'è una domanda flash, se posso definire la tale, a cui è possibile. Tra l'altro, scusa, posso dire una cosa in relazione al discorso di quella profezia segreta di Lucia Dos Santos pubblicata nel 2014. Giorgio Bongiovanni ricevette un invito della Madonna di andare a Fatima, di andare al monastero dove c'è tutt'oggi la suora che ha scritto il libro, che era una figlia spirituale di Lucia Dos Santos, e per volontà divina, secondo me, io lo accompagnavo, siamo andati a Coimbra, siamo entrati nel monastero dove Lucia Dos Santos ha terminato i suoi giorni e abbiamo intervistato la suora,
che ci ha confermato tutto. Quindi abbiamo la confessione, o meglio la testimonianza di persona della suora che ha scritto il libro e che ha confermato che la profezia diffusa nel testo Un cammino sotto lo sguardo di Maria è assolutamente reale. Certo. Pier Giorgio, ti stavo chiedendo per la domanda flash, vedo che anche desta interesse quando risuona il numero 13. Il 13 in queste storie, diciamo, risuona sempre come numero importante. Sì, nella numerologia il 13 ha un significato importantissimo. Il 13 indica la fine di un ciclo anche in maniera drastica. E quindi non è un caso che la Vergine sceglie questo numero di giorno per apparire, perché nella cabala dei numeri il 13 è la fine del ciclo. E ricordo che nelle apparizioni di Garabandal, avvenute nel 1965 in questo paesino spagnolo, la Madonna, in una rivelazione privata che però Lucia dos Santos renderà pubblica, quando muore Papa Giovanni XXIII, dice: rimangono solo tre papi, poi inizierà la fine dei tempi. E i tre papi sono stati, dopo Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, e quindi Papa Ratzinger è stato il primo papa della fine dei tempi. Quindi siamo nella fine dei tempi, cioè siamo nel momento in cui l'Apocalisse, da linguaggio simbolico, diventa linguaggio politico, sociale, ambientale e così via. Quindi siamo in quel momento lì, siamo dentro ora nella fine dei tempi, quindi siamo dentro il compimento delle profezie. La fine dei tempi non è la fine del mondo, ovviamente, perché ci sarà il regno di Dio sulla terra, ma per fine dei tempi si intende il tempo che Dio ha concesso alla società umana per decidere che fine voleva fare. E quindi il tempo a nostra disposizione sta scadendo, quindi meglio che ci diamo da fare, perché non li abbiamo ancora molto davanti. E ribadisco, lo possiamo fare quando vogliamo, dipende da noi, perché noi abbiamo l'attributo divino di creare la nostra realtà quotidiana con le nostre azioni, attraverso la legge di causa-effetto che Cristo enunciò quando sanziona Pietro, che tagliò l'orecchio della guardia del Tempio Malco nell'orto del Getsemani, e Gesù gli disse: Pietro, rinfodera la spada, perché chi di spada ferisce, di spada perirà. Cioè, causa-effetto, se semini gigli, raccogli gigli, se semi cardi, raccogli spine. Pier Giorgio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è concluso, abbiamo finito, mannaggia, non riesco neanche a dirlo. Però prima di chiudere vorrei che tu dessi ai nostri ascoltatori i riferimenti per poter seguire non solo le tue conferenze, ma anche il contatto fondamentale per poter ricevere informazioni. Sì, allora, io ho un canale YouTube, si chiama Pier Giorgio Caria 59, troverete già delle conferenze di svariate ore che ho fatto su questo tema, troverete di extraterrestri, di archeologia misteriosa, un sacco di argomenti, quindi Pier Giorgio Caria 59. Poi, se vi scaricate il programma Telegram per rimanere informati, cercate @PierGiorgioCaria e poi vi iscrivete a Telegram. Ho aperto da poco anche Instagram, Caria Pier Giorgio, tutto attaccato. E poi, chi, tra l'altro, questo è importante, siccome questi temi di scienza dello spirito sono molto estesi e molto complessi, anche in relazione ai messaggi che gli extraterrestri ci hanno dato in questi 70 anni, quindi a tutta la filosofia e la scienza extraterrestre, io rendo disponibili gratuitamente 18 libri in formato elettronico che do a chiunque me ne faccia richiesta a questa mail info@piergiorgiocaria.it. Quindi scrivetemi, cari amici che mi state ascoltando, iscrivetevi al mio canale YouTube, vi manderò i libri, vi vedete le conferenze, se vi iscrivete a Telegram rimanete informati delle cose che faccio, dove le faccio, eccetera eccetera, in modo che possiate ampliare la conoscenza su questi importantissimi temi e su tanti altri in questo momento tanto critico ma anche tanto meraviglioso della nostra storia. Bene, grazie a Pier Giorgio Caria, e ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che è possibile visitare il sito di Giorgio Bongiovanni, www.giorgiobongiovanni.it, dove sono certo, importantissimo lì, scusa Antonella se ti vado di sopra della voce, importantissimo il sito di Giorgio che tu hai già detto, www.giorgiobongiovanni.it, perché nel sito, catalogati per mese e per anno, ci sono gli importantissimi messaggi che Giorgio riceve dagli esseri cosmici
cosmici e dal mondo divino che ricalcano, ammoniscono, spiegano e anche profetizzano tutto quello che serve per questo momento storico dell'umanità. Perfetto, grazie per Giorgio, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro davvero, perché sappiamo dei tuoi innumerevoli impegni, per cui molta energia. Abbastanza intensi. Grazie a voi. Un abbraccio. Un abbraccio a tutti con affetto, grazie ai radioascoltatori che hanno seguito il programma e ci risentiamo prossimamente. Grazie. Grazie. Salutaci anche l'uccellino che ci ha fatto compagnia per tutta la trasmissione, molto bello. Sì, sono con le finestre aperte, fuori ci sono gli alberi, gli uccellini che cantano. Meno male, meno male. Grazie Pier Giorgio, a presto. Un abbraccio. Un saluto a tutti voi. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. E in chiusura passiamo rapidissimamente la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Scusa se abbiamo sforato Massimo, ma capirei bene. No, certo, il tema era molto interessante, altresì importante, complesso anche, quindi sono concetti che vanno spiegati in maniera calma, tranquilla, quindi naturalmente necessita del tempo. Niente, alle 19.45, ecco, vi dicevo che la notizia del maltempo in Veneto era, ma potremmo dire in tutto il nord-est, perché anche in Friuli Venezia Giulia sono stati dei fenomeni di forte intensità. Dicevo, la notizia era è praticamente in evoluzione, infatti ci arriva in questo momento una nota dove violenti temporali accompagnati da grandinate molto, molto forti, li registriamo nella zona di Cartigliano, siamo in provincia di Vicenza. Questo è un discorso. Poi abbiamo dalla Nuova Venezia, sto consultando questa testata locale, dunque in terraferma è stato il vento a rovesciare delle barche alla Canottieri, mentre ci sono stati degli alberi abbattuti. Allora vediamo dove sono precisamente, qui c'è anche una fotografia lungo via Orlanda, praticamente se non riconosco malamente, siamo all'incrocio con la strada che porta poi al villaggio Laguna. Alberi abbattuti in via Orlanda a Campalto, siamo nell'interveneziano, siamo a pochissime centinaia di metri dalla laguna. Poi ancora in via della geologia a Porto Marghera e a Malcontenta, vicino a Forte Tron. A San Giuliano, allora per chi ci ascolta da fuori zona, è praticamente il punto dove nasce il ponte traslagunare, la superstrada che porta, strada a due carreggiate che porta a Venezia. Dunque a San Giuliano, dicevo, dei rami sono caduti sulla linea elettrica della tranvia, quindi causando disagi e rallentamenti con il mezzo pubblico del tram. Poi ancora fulmini, uno a Campagna Lupia e il secondo a Campo Longo Maggiore, hanno in un caso incendiato parte di un campo di grano, nel secondo colpito una casa e fatto crollare il tetto di un edificio, i muri sono letteralmente scoppiati. Per fortuna non ci sono stati feriti. Questa notizia, che l'ho letta per la prima volta insieme a voi, dunque l'ho tratta, ecco, dalla Nuova Venezia, la testata locale qui di Mestre Venezia. Dunque, vediamo se abbiamo delle ultime ore. Posso solamente dirvi che proprio qui, in zona Mestre Venezia, dove abbiamo Pianeta Oggi TV, c'è stata un'altra forte ondata di maltempo con acquazzoni e acquazzoni accompagnati da forti temporali. 18.48 è tutto per il momento, a te la linea, Antonella Intronò. Grazie a Massimo Bonella, grazie a Rosario Moreno, grazie a Ugo per averci mandato in onda anche questo pomeriggio e soprattutto grazie a voi ascoltatori per averci seguiti. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18.30, per una nuova diretta di Spazio Aperto. Grazie ancora a tutti e buona serata. Arrivederci.